Ciao a tutti ragazzi, è un sacco che non ci vediamo e volevo farvi vedere i miei acquistini dai brochet. Come ogni mese, mannaggia loro, mi mandano una cartolina, un coupon con degli sconti, tipicamente sia il 40% su un prodotto a scelta e il 40% su un prodotto viso. E non è che volevo comprare qualcosa, però avevo bisogno di uno scrub viso perché quello che uso di solito l'ho praticamente finito, poi lo vedrete nel video dei terminati. E quindi sono andata a vedere un pochino che cosa c'era e ovviamente ta-ta, si pare che non trovavo niente di interessante. La novità, ora non so quanto sia una novità, però io non l'avevo vista, è una nuova linea biologica di tutti i prodotti bio, sia per il corpo, per i capelli non lo so, non ci ho fatto caso, per il viso. C'era, almeno quello che mi ricordo, quello che ho visto io, quindi prendetela insomma un po' così, un gommage per il corpo, che è questo qui, che è quello che ho preso io, quindi è questa linea tutta bio. La base mi pare che sia quasi tutta aloe vera, quindi aloe biologica. Questo qua, gommage delicato per il corpo, senza parabeni, senza coloranti, con materie prime al 99% di origine bio. Ed è questo qui. Questo qui è un... aspettate che c'era la descrizione. Ce la farò? Sì. Esfoliate in tutta delicatezza la vostra pelle con questo gommage ricco di aloe vera bio, un potente agente idratante. Purifica la pelle, purificata la pelle risulterà liscia e luminosa come nuova. Applicare 1-2 volte alla settimana su pelle umida, riesce a sciacquare abbondantemente. E devo dire che io l'ho già provato una volta e mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo perché messo sulla pelle crea una specie di crema, quindi diventa molto morbido, non è un gel che si sciacqua via e rimangono solo i granulini come mi è capitato su uno scrub viso, e ve ne parlerò nei prodotti determinati. E invece questo qui crea proprio una bella crema, la base non è un gel che si sciacqua subito, ma rimane proprio una bella base cremosa, quindi mi è molto piaciuto. Lascia la pelle molto morbida, molto liscia, i granulini non sono troppo grossi, quindi non vi scorticate la pelle se ci andate un pochino più pesante. E cosa c'è dentro? Primo posto a bell'acqua e l'aloe, cioè il succo estratto dalla foglia dell'aloe, e un po' di glicerina, un po' di gomma, insomma come inci ci siamo, è abbastanza buono, no sì, è buono, via. Qualche conservantino, vabbè, ma quello ci deve stare. Quindi bello, sì, mi è molto piaciuto. Vi dico il prezzo. Allora, questo qui, di questa nuova linea Culture Bio, la Bio Cosmetic, bla bla, 9,95 a prezzo pieno, ma mi pare che adesso sia già in sconto nei negozi, dovrebbe costare 7 euro e qualcosa. Io l'ho preso con lo sconto al 40% e diciamo che costa 10 euro, 4 euro di sconto, 6 euro. Però buono, mi è un sacco piaciuto, adesso l'ho provato solo una volta, però la prima impressione è stata molto molto positiva. Buono, buono, buono. Dopodiché, motivo per cui magari ecco mi ero affacciata da Yves Rocher era trovare un nuovo scrub per il viso, perché quello che ho l'ho finito. E nello scorso video acquisti di brochet avrete visto che avevo preso un gel detergente della linea Pure Calmil, una linea alla camomilla. Il gel detergente mi era molto piaciuto e quindi come scrub viso ho scelto questo di questa linea. Non è bio questo qui, quindi non vi aspettate inci stratosferici, però non è male, o comunque è un prodotto che si sciacqua via, non è che rimane là. Ed eccolo qui, è un esfoliante suave, scusatemi, e stavo dicendo, questo qui è un esfoliante suave, quindi un gommage delicato con semillas de bambù, quindi suppongo che siano i granulini di bambù, per tutti i tipi di pelle. Anche questo l'ho provato già una sola volta e anche questo mi è piaciuto parecchio.
Il profumo è molto buono. Ah, non vi ho detto, è di questo scrub che io l'ho preso, ecco, perché mi attirava l'inci buono, volevo provare qualcosa di questa nuova linea. Ho detto, vabbè, l'odore farà abbastanza pietà. Detesto l'odore dell'aloe, comunque acidulino, non mi piace. Invece gli hanno dato un odore buono, neanche si sente tanto l'acido dell'aloe. Quindi devo dire che come profumo mi piace molto. E anche questo ha un profumo ottimo, questo qui non è bio, quindi ci troverete ovviamente il sodium lauretto solfate, quindi insomma non è un inci verde, ci sono un po' di parabeni, quindi insomma come inci è una mezza schifezzuola, però questa linea mi piace, pulisce bene, come uno scrub delicato mi piaceva per il viso, tanto per provare questo qui. Quindi vi dico il prezzo. Mi sono persa lo scontrino. Eccolo. Scusate, abbiate pietà. Mazza, sto ciuffo che impiccio. Allora, gommage douce. Sarà questo? Sarai tu il gommage dolce? Beh, che è l'unico gommage che ho preso. Per il viso. Allora, prezzo pieno costa 7,95 euro. Diciamo 8 euro. Con il solito 40% di sconto. Diciamo un 3,20 euro di sconto. E quindi vabbè, non l'ho pagato tantissimo. Poi ho preso questo qui, che è un balsamo labbra, di questa linea, sempre col tourbillon, della quale avevo provato una crema viso. Eccolo qua, questo qui è in tubino. L'ho preso sia perché l'inci mi piaceva, ovviamente non ci sono paraffine né schifezze particolari. È un balsamo trasparente che però dà un finish abbastanza lucido. L'ho preso più che altro per creare i rossetti con i pigmenti minerali. Normalmente io uso i fard, i blush minerali per farci i rossetti, come questo qui, per esempio, che è della Neve Cosmetics, ma non mi ricordo qual è. Quell'arancionino, la Bombay? Sì, mi sa Bombay, quello della linea nuova. E essendo, ecco, trasparente, è molto carino perché oltre ad essere trasparente, è anche bello corposo, quindi si creano dei de bei rossetti con questo. Non dei ruci da labbra, riesco a crearci proprio dei rossetti. Non è, perché altri in tubino che avevo provato erano comunque più liquidini, quindi si creava, ecco, un gloss, non è che si riusciva a creare un bel rossetto corposo. Invece questo qui è molto denso, anche perché credo ci sia il burro di karité, che ora che fa più fresco, ringraziando Dio, ora che fa più fresco tende a solidificarsi un po'. C'era olio di ricino, ma l'avevo letto che c'era. Burro di cacao, olio di mandorle, olio di sesamo, estratto di castagna, la mandorla, la nocciola, la noisette sarà la nocciola, suppongo. E vabbè, comunque, no. Ci sono estratti di 5 piante bio, va bene. E le piante sono queste, ma sono in francese, però insomma più o meno. E niente, ecco, mi piace perché la consistenza è molto densa e quindi si creano dei bei rossetti. E lui costava 3,50 euro e c'era lo sconto di 55 centesimi. Non so perché. E questo cos'è? Ah no, quest'altro, ok, un'altra cosa. Quindi c'era lo sconto. Però ragazzi, mi sa che mi sto sbagliando, lo sapete? Sì, mi sto sbagliando perché questo qui, ok, il balsamo labbra invece, il costo a prezzo pieno è 4,95 euro. Quindi, ok, questo qui è 4,95 euro, ma c'era lo sconto di 1,45 euro, quindi diciamo che alla fine costava 3,50 euro, ma questo vale per tutti, senza coupon. Quindi se vi interessa, questo qui lo trovate a 3,50 euro ed è 10 ml. Io l'ho trovato lì vicino alla cassa, sul bancone. Però insomma, è buono, mi sta piacendo. Poi, donna, sto video diventerà infinito se non mi sbrigo. Peggio per voi. Poi, sempre di questa nuova linea, ho
preso questo qui che è un doccia schiuma. Questi doccia schiuma mi piacciono molto. Io normalmente uso quello rosa e fiori di cotone, che però mi ha anche un po' stufato. Però vabbè, l'ho preso da poco, lo finisco. Ma ho voluto. E quello lì non è bio, eh. Mentre è uscita la nuova linea bio, c'è ovviamente quello all'aloe, c'è questo qui che è il burro di karité, biologico. E poi non mi ricordo, però mi pare che siano quattro di questa nuova linea. Un altro simile era le mandorle, boh, non mi ricordo, insomma, sì, mi sa le mandorle dolci e l'altro proprio non me lo ricordo. Vabbè, comunque ce ne sono quattro, almeno io ne ho visti quattro, ma ce ne saranno anche di più, ma perché io sono abbastanza rimbambita, nonché ciecata, quindi ne troverete, forse ce ne sono altri. E mi piace l'idea che ci sia il burro di karité, quindi un bel bagno doccia idratante. Sono un po' masochista perché l'odore non mi fa proprio impazzire, dà un po' di mandorle, ma comunque, che non ho la grande passione per le mandorle, però volevo provarlo più che altro per vedere se è idratante ed è comunque un doccia schiuma senza parabeni, senza coloranti. Sì, l'INCI non è così schifido, quindi insomma, ecco, certificato. Niente, volevo dargli una chance. E c'era lo sconto su questo. Ed è questo qui che costa 3,50 € a prezzo pieno. C'era lo sconto, mi sa che però era relativo al coupon. No, boh, non mi ricordo, scusate, abbiate pazienza. E c'è lo sconto, quindi lo pagate 3 euro. 2,95 € per la precisione. E basta, questi sono stati i miei acquisti da Yves Rocher. E vabbè, poi faccio vedere, sono passata al volo lì da Auchan e c'era ora è il periodo che ci stanno tutta la cosmetica, no? Là proprio della serie, compratevela, vi prego. E volevo prendere un balsamo. Io non sono una fan dei balsami, non li uso un granché, li uso pochissimo, ma in questo periodo avendoli lavati praticamente tutti i giorni, ovviamente si sono un po' sfibrati, ho tagliato le punte, quindi ho cercato di eliminare comunque la parte insomma più danneggiata e ho preso un balsamo, ma giusto ecco da applicare un pochino sulle punte, non volevo un balsamo con tante pretese. La Garnier, come marca industriale, una di quelle che mi piace di più, è l'unica che non mi ha mai dato problemi, anche con struccanti, salviette, non mi brucia gli occhi, insomma. È una delle poche marche nelle quali l'INCI fa pietà, ma come fa a far pietà le altre, che però non mi ha mai dato problemi. E ho scelto questo qui alla vaniglia, latte di vaniglia e polpa di papaya per capelli lunghi, punte fragili. Non ho i capelli lunghi, però insomma le punte erano abbastanza fragili. L'ho scelto più che altro per il profumo, ve lo dico sinceramente, perché gli altri non mi piaceva l'odore. Niente, l'odore è buono, è vaniglioso, è un po' fruttato, ci si sente un po' la papaya. E senza parabeni, mi pare di avendo dato uno sguardo rapido all'INCI, non mi pare che ci siano siliconi, però insomma ve la butto là, non devo controllarlo meglio. E niente, questo qua non ricordo quanto l'ho pagato, ma sotto i 2 euro, 1,80 € una cosa del genere. Bello, l'odore mi è piaciuto, ora l'ho provato. Purtroppo non rimane un granché sui capelli, ma forse perché l'ho tenuto poco. Voi quanto lo tenete sul balsamo? Perché io mi scoccio di stare là come una scema a aspettare che il balsamo. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!